Buonasera a tutti, se ci accomodiamo iniziamo, che purtroppo per causa nostra siamo in ritardo. Spegniamo la luce così vediamo il video e iniziamo. Quando parliamo dell'acqua pubblica, della questione dell'acqua, è una domanda semplice che mette il dito nella piaga. Allora, se l'acqua è un business, allora perché non se la tengono gli enti pubblici, che potrebbero guadagnarci e reinvestire il guadagno nel sociale, nella sanità, nella cultura, nei servizi al cittadino? Se invece l'acqua non è un business, allora perché le multinazionali la vogliono? Da qui consegue un corollario. Le multinazionali hanno un solo, unico, esclusivo interesse: fare profitto. Il servizio al cittadino per loro è subordinato solo al profitto. Ora, fare profitto con qualcosa che attiene alla vita nel modo più stretto e più radicale, basta pensare che un adulto è fatto al 75% di acqua, un neonato al 95% di acqua. Questo è un ulteriore passo verso la privatizzazione della vita stessa, in tutte le sue forme, non si fermeranno mai. Quindi la battaglia per l'acqua pubblica è una battaglia fondamentale per il futuro dell'umanità stessa, perché nella deriva privatistica, economicistico-privatistica del mondo, è un'ideologia questa, è iscritta una catastrofe generale e molte possibili catastrofi. Significa che non c'è più il concetto di bene pubblico, viene abolito il concetto di bene collettivo, di bene pubblico, di bene universale. Abolito questo è tutto possibile. Naturalmente il potere economico, a misura che si allargano le sue possibilità di privatizzare e di rendere marketable, commerciabile qualcosa, diventa sempre più potente. Ha sempre più risorse finanziarie e quindi può condizionare totalmente la politica, che diventa solo un lacché, uso questa parola un po' forte per farmi capire, del potere economico. Quindi la democrazia muore. La battaglia per l'acqua pubblica è una battaglia per la democrazia. Allora si comincia col dire, ma no, l'acqua rimane pubblica, ma sono le strutture che vengono date ai privati. Questo è solo il primo passo, è sempre stato il primo passo. La logica della totale invasività dell'economia su qualsiasi altro valore è già in atto, lo vediamo giorno per giorno, momento per momento. Se questo tocca beni primari come l'acqua, toccherà poi all'aria. Toccherà poi al DNA delle persone. Verranno privatizzati gli esseri umani. Questo non rappresenta una novità. C'è già stato, si chiama schiavismo. Sarà in forme nuove, tecnologicamente sofisticate. Per cui bisogna costruire un argine e bisogna anzi combattere perché ciò che è stato privatizzato ridivenga pubblico. C'è qualcuno che crede che privato è uguale efficiente, pubblico è inefficiente. Domandate agli inglesi cosa gli è costata la privatizzazione delle ferrovie. Piangono ancora lacrime di sangue. Il thatcherismo ha fatto devastazioni inenarrabili. Raccontiamoci questo delirio privatistico che ha dato la stura al delirio finanziario e alla finanziarizzazione del mondo. Chi ha colpito la crisi? Ha colpito naturalmente i più deboli, i più difesi, ha favorito i privilegiati. Vedete che i soldi dello stimulus servono ai centri della finanza per ricominciare di nuovo la loro devastazione a vantaggio del privilegio dei pochi. Ora questo
non dovrebbe essere tollerato su nessun fronte. Questo non è liberismo. Il liberismo, secondo la teoria di Adam Smith, è proprio quello che dovrebbe impedire le grandi concentrazioni monopolistiche, impedire ai potenti di inquinare e di pervertire il mercato e le dinamiche sane di mercato. L'economia sana ha al centro l'essere umano, ogni essere umano, le collettività degli uomini, le genti, gli individui, le persone. L'economia malata ha al centro il privilegio dei pochi. La mercatolatria, quella che il nostro ministro dell'economia brillantemente, senza però mostrare la minima resipiscenza per i suoi errori passati, chiama mercatismo, è una delle ideologie più tenaci, più perniciose e più devastanti. Se applicata all'acqua, creerà autentiche catastrofi epocali. Questa non è una battaglia di destra o di sinistra, questa è una battaglia per la sopravvivenza dell'umanità stessa. Se l'ente pubblico è malato, curiamo l'ente pubblico, perché abolire l'ente pubblico per risolvere i problemi è come fare questo tipo di medicina. Siccome il paziente è malato, lo ammazziamo, così risolviamo la cura. Così so fare il medico anch'io. Ma è una follia. Noi abbiamo bisogno di strutture pubbliche che vigilino sull'interesse collettivo. E l'interesse collettivo è l'interesse di tutti, sia delle persone che hanno che di quelle che non hanno. Solo l'ente pubblico ci può tutelare su alcuni fronti. E l'acqua è primario, l'aria è primario, la sanità. Solo l'ente pubblico può operare fuori dalla logica del profitto. E quando l'ente pubblico ha del profitto, quel profitto può essere reinvestito per il bene collettivo e per il bene delle persone. Bisogna che tutti ci pensino, non è una questione di destra o di sinistra. Non fatevi fare fessi, chiedete l'acqua pubblica, pubblica. Dicevo, buonasera a tutti, anche a nome dell'associazione Città Insieme, che vi ringrazia di aver deciso di dedicare un paio di ore del vostro tempo per affrontare un tema che a noi di Città Insieme, agli amici del forum Catenese per l'acqua pubblica che sono qui seduti accanto a me, sta molto a cuore. Il tema che vogliamo affrontare è proprio quello dell'acqua, osservato dal punto di vista della questione relativa alla sua possibile o non possibile privatizzazione. Sappiamo tutti che l'acqua è un bene essenziale per la vita, siamo composti per quasi il 70% di acqua e la maggior parte delle attività umane sono svolte attraverso e grazie all'acqua. Quello che però noi vogliamo chiederci oggi, questa sera, è se un bene così prezioso possa essere privatizzato, cioè possa appartenere a qualcuno, e se questo qualcuno, che diciamo che ne è proprietario, possa disporne come meglio crede, ad esempio per trarne profitto. Le parole di Monio Vaglia che abbiamo scelto per introdurre questo incontro sintetizzano perfettamente la ragione per la quale in Italia è in corso una vera e propria battaglia di civiltà e democrazia, e che è arriverà a giugno a un punto cruciale, è quello appunto dei due quesiti referendari che ci troveremo davanti per chi sceglierà di andare a votare il 12 e il 13 di giugno. Stasera vogliamo affrontare questa questione perché riteniamo sia stata finora molto scarsa l'attenzione, non solo da parte del mondo politico, e scopriremo grazie alle parole dei nostri amici il motivo per cui l'attenzione del mondo politico è stata scarsa, ma anche dell'informazione dell'opinione pubblica. Lo dimostra il fatto che stasera non siamo tantissimi, e lo dimostra un recente sondaggio che purtroppo, ovviamente prendiamolo per le pinze, è sempre un sondaggio, ma ritiene che il 70% dei cittadini italiani non sia a conoscenza che il 12 e 13 giugno ci saranno dei quesiti referendari, alcuni di questi riguarderanno il bene dell'acqua. Al termine di questa sera noi vorremmo avere dimostrato quello che ci diceva Monio Vaglia, cioè che l'acqua si sposa strettamente con la parola democrazia, quindi con la vita democratica e partecipata di una comunità. Ed non peraltro noi nel volantino abbiamo proprio scritto acqua e partecipazione, e che appunto è stato preso a prestito dallo slogan che utilizzano
gli amici del forum per promuovere le loro iniziative. Io do subito la parola a Giovanni Messina, il quale ha peraltro recentemente scritto in un magazine online, si chiama Rebus Magazine, un bellissimo articolo sulla diciamo su una visione un po' generale, no, della politica mondiale che ha ad oggetto proprio l'acqua. Quindi la parola a Giovanni Messina, microfono. Buonasera, inizio sempre a parlare, diciamo, faccio l'invenzione di Rido, cioè ringrazio Città Insieme per ospitarci, sebbene Città Insieme faccia parte del forum, del forum catanese per l'acqua pubblica, così come del comitato referendario, quindi insomma in realtà siamo in casa e abbiamo organizzato questa iniziativa tutto sommato insieme. Perché l'incontro, diciamo, sull'acqua apre un percorso che ha come obiettivo quello di tematizzare, di focalizzare la partecipazione pubblica? Perché, come ha anticipato Mirko Iola, ma in realtà in buona parte come ha detto Monevali, che tutto sommato ha quasi anticipato del tutto quello che potrei dire io, quindi forse dovrei anche stare zitto, quindi cerco di stare ancora più breve. Perché la battaglia per l'acqua è una battaglia per la democrazia. Il Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua da anni conduce la propria battaglia dietro questo slogan: si scrive acqua, si legge democrazia. Perché la battaglia per l'acqua è una battaglia per la democrazia? Non solo per la ragione intuitiva che l'acqua è una risorsa intuitiva, perché per l'appunto non c'è bisogno neanche di ragionarci, di spiegarlo, l'acqua è una risorsa essenziale, un bene essenziale per l'appunto per l'esistenza, per la vita, e non solo per la vita umana. E quindi naturalmente la battaglia per preservarla, per salvaguardare la risorsa idrica, la gestione della risorsa idrica e del servizio idrico dalle logiche di appropriazione dalle mani rapaci di chi ha interesse a far profitto anche attraverso questa risorsa. La gestione di questa risorsa è naturalmente intuitivamente una battaglia per la democrazia, ma per il forum, diciamo, per chi ha iniziato questa battaglia in Italia da 4-5 anni, in un certo senso l'ambizione dietro il tentativo di respingere le politiche di privatizzazione dell'acqua, cioè l'affidamento delle reti idriche a imprese private, che in questi anni pian piano ha attraversato l'intero territorio nazionale e che con il provvedimento dell'attuale governo della fine del 2009 è però diventato un obbligo che nell'arco di alcuni anni tutti i comuni devono adempiere, cioè mettere per l'appunto a gara d'appalto, affidare attraverso una gara d'appalto e quindi a imprese naturalmente private, alla fine della procedura, la gestione delle reti idriche. Dicevo, la battaglia per l'appunto che da qualche anno si conduce ha un'ambizione che va oltre questa, diciamo, l'esistenza, ed è quella per l'appunto di riuscire a porre un tema, di porsi su un piano più vasto, che è quello del risveglio, in un certo senso, della sensibilità, del senso civico, della sensibilità democratica, della convinzione da parte dei singoli cittadini che senza la partecipazione e senza la piena consapevolezza di ciò che sta accadendo, e la decisione poi di lottare contro questi processi, non c'è vita democratica, in realtà non c'è vita comune, non c'è vita collettiva. La missione per l'appunto della battaglia contro la privatizzazione dell'acqua è quella di andare oltre anche i referendum che a giugno ci saranno, insieme ad altri due, il referendum contro il nucleare, per, diciamo, schematizzare, il referendum per l'approvazione della legge che tutti conosciamo come legittimo impedimento. Noi vogliamo vincere il referendum e siamo convinti che ce la faremo, anche se sicuramente una lotta molto dura, come Mirko ci ricordava. Però per l'appunto la nostra battaglia, così come viene già da lontano, va oltre la vittoria del referendum.
perché vincere il referendum non implicherebbe una democratizzazione della gestione delle risorse idriche, non causerebbe, non determinerebbe ciò che noi vogliamo, ciò a cui noi aspiriamo, e cioè non solo bloccare i processi di privatizzazione, ma anche fare in modo che in Italia penetri a livello nazionale e nelle amministrazioni locali la logica del coinvolgimento delle collettività, del coinvolgimento delle comunità nella gestione di un bene, in questo caso per appunto l'acqua così prezioso come l'acqua, ma in realtà attraverso questo, questa è l'ambizione, porre il problema più ampio del contrasto rispetto a una politica che possiamo dire è il paradigma generale della politica contemporanea e che, con un'espressione che può sembrare forte, ormai da molto tempo, almeno alcuni intellettuali, alcuni specialisti, alcuni analisti definiscono una politica di espropriazione della vita, di appropriazione della vita. Il termine non è per niente forte in realtà. Se pensiamo bene a quello che sta accadendo, ci rendiamo conto che questo concetto, questa espressione esprime ciò che sta accadendo, ciò che stiamo subendo, ed è solamente se, a mio parere, solamente se ci rendiamo conto fino in fondo della portata dei processi che stanno accadendo e che stiamo subendo, che c'è la possibilità di poter iniziare una contromossa, diciamo così. Quindi il tema dell'acqua serve per evocare più in generale il tema della battaglia contro le logiche di appropriazione delle risorse fondamentali per l'esistenza, di espropriazione della vita. Quello che è accaduto, cioè il tema del nucleare, naturalmente, immediatamente, ormai in questo periodo ci viene in mente e viene subito richiamato dagli argomenti, dai concetti che ho appena espresso. Quello che è successo in Giappone naturalmente ha posto il problema, il tema in maniera dirompente e urgente, ma in realtà il tema era già un tema italiano che si è posto nelle forme che hanno a che fare con ciò che abbiamo detto, cioè di processi, di logiche che, come si dice con un'espressione comune, volano sopra le nostre teste, ma in realtà incidendo profondamente nelle nostre vite, incidendo, scolpendo in un certo senso i nostri stessi corpi. Il nucleare in Italia, la ripresa del nucleare, come sappiamo, è stata fino ad ora portata avanti, fortunatamente non ancora realizzata, attraverso una logica che, di questo genere. L'unico elemento polemico che in fin dei conti ha fatto in modo che si problematizzasse questa scelta è stato proprio quello del non coinvolgimento delle comunità locali. E questo per l'appunto è il tema di fondo della battaglia contro la privatizzazione poi. Io per evitare appunto di non fare nei tempi cerco di finire semplicemente accennando a due temi per l'appunto che forse consentono meglio di spiegare quello che ho appena detto sugli aspetti poi più tecnici del referendum e anche della prospettiva in un certo senso biologica e fisica. Chi mi seguirà sarà forse più preciso di me, forse anche più utile a chi mi sta ascoltando. La battaglia è una battaglia che deve essere condotta prima di tutto sul piano culturale. Come sempre accade, le decisioni politiche sono possibili solamente e esclusivamente se c'è già, se la battaglia è stata già vinta sul piano culturale. E in questo momento possiamo purtroppo dire che siamo in una fase in cui culturalmente abbiamo perso. Ecco perché per l'appunto è necessario risvegliare la sensibilità civica e la consapevolezza di ciò che ci sta accadendo, di quello che sta accadendo. La battaglia è stata con un gesto che io non voglio utilizzare troppi termini esoterici, ma che io chiamo violenza epistemica.
Perché in Italia, e non solo, i processi dominanti sono stati in questi anni quelli dell'affidamento alle imprese private della gestione delle risorse idriche? Perché questi processi sono sembrati apparentemente incontenibili? In realtà non lo sono. A Parigi, dopo in realtà 25 anni, non 10 anni, di affidamento per conto privati, proprio all'inizio del 2010 il Comune di Parigi, tra l'altro di centrodestra, a maggioranza di centrodestra, ha deciso per appunto di sottrarre i privati. Per quale motivo? Perché il messaggio attorno al quale ruota il vantaggio della politica di affidamento a imprese private è quello che l'acqua è un bene, una risorsa preziosa, e quindi il modo migliore per assicurarne la gestione più efficiente è proprio quello di affidarlo alla logica mercantile, alle dinamiche mercantili. Ebbene, questo assunto, questo vero e proprio teorema matematico è assolutamente illogico, ma non è così presentato non solo dalle classi dirigenti mondiali e italiane, ma da buona parte degli esperti, dei cosiddetti economisti. La logica è quella che un bene scarso, un bene prezioso, può essere con l'acqua, può essere meglio gestito e quindi anche in termini di servizio pubblico, di servizio sociale, se a pensare alla sua gestione è un'impresa. Ebbene, questo è assolutamente illogico e irrazionale, in riferimento all'acqua in modo particolare. Questo può essere esteso, questo ragionamento, queste critiche possono essere estese anche alla gestione di molti altri beni, in particolare quelli che noi intendiamo intuitivamente come servizi sociali e servizi pubblici. È assolutamente illogico perché l'acqua è un bene che è sì scarso, ma non scarso in tutti i luoghi del pianeta. Non è il rapporto tra risorsa idrica come risorsa territoriale e bisogno, esigenza della collettività, non è assolutamente la stessa in ogni posto della terra. Ci sono luoghi in cui c'è abbondanza di acqua, ci sono luoghi in cui questa abbondanza non c'è. E quindi per appunto questa già è la prima ragione intuitiva anch'essa del perché dovrebbe essere la collettività, la comunità locale a poterla gestire. E poi vi è una ragione che in un certo senso è proprio naturalmente economica. Il servizio, la fornitura della risorsa idrica nelle case dei cittadini non può che avvenire attraverso un tipo di organizzazione aziendale che è quella che gli economisti chiamano monopolio naturale, utilizzano questa espressione per chiamare questo tipo di bene, la gestione di questo tipo di bene, proprio in economia. E quindi naturalmente proprio il principio che secondo la teoria economica dominante e la teoria che le classi dirigenti mondiali utilizzano per legittimare questa scelta di privatizzazione, cioè la virtù delle logiche di mercato attraverso la concorrenza naturalmente tra imprese che possono fornire lo stesso bene, è assolutamente smentita dalla natura stessa del bene di cui stiamo parlando. Quindi in realtà dietro il pensiero dominante applicato anche alla dimensione, alla gestione dell'acqua e alla fornitura di essa per la collettività, vi è semplicemente un tentativo di mascherare attraverso categorie, discorsi che si ammantano di scientificità e di razionalità, quello che è un processo assolutamente evidente e conclamato di appropriazione di una risorsa così essenziale per farvi profitto, come giustamente diceva Monioaglia, solamente così ovviamente si spiegherebbe l'interessamento di grandi multinazionali che non avrebbero alcun interesse a gestire un bene che tra l'altro ha a che fare con le condutture, quindi la rete idrica che implica degli investimenti particolarmente costosi, non avrebbero nessun interesse se non fosse una modalità per fare profitti particolarmente appetibili. Grazie a Giovanni Messina, il quale per esempio ha
come dire, leggendo anche l'articolo che ho pubblicato su Repos Magazine, ha stuzzicato la mia curiosità. Per esempio, qualcuno di voi sicuramente lo saprà, la Francia il 40% dell'acqua di cui dispone la utilizza per le centrali nucleari. Quindi in realtà, anche se apparentemente i due discorsi acqua nucleare sono apparentemente separati, in realtà per costruire una centrale nucleare e farla funzionare è necessario disporre di ingenti quantità di acqua. E forse non per caso, ad esempio, la Francia è particolarmente attenta e sensibile alla questione libica. Si dice generalmente se il problema è solo il petrolio. In realtà la Libia sottoterra dispone di, quindi sotto il suo deserto, dispone di un vero e proprio oceano di acqua dolce, che gli scienziati hanno stimato essere equivalente al flusso di 200 anni di acqua del Nilo. E tutta questa quantità inimmaginabile di acqua al momento è pubblica. Dal momento che la maggior parte delle multinazionali dell'acqua sono francesi, diciamo che se 2 più 2 fa 4, evidentemente la Francia ha interesse a possessarsi la Libia anche per queste ragioni. Ma vogliamo adesso scendere un po' più nel particolare, e insieme a Sara Giorlando, che verrà anticipata da un piccolo contributo video che testimonia come in realtà fino ad adesso il forum Cadenza ha fatto molto, e lo vogliamo vedere insieme, qui facciamo tutto. Eccolo qua. Aspetta. Ci siamo? Stiamo caricando. Scusate che c'è là. Successo? Deve essere verde la lucetta del power. Non si è messo. Ok. Scusate, ma è il bello della diretta. Thank you.
acqua, acqua, e qui con acqua, qui di una iniziativa che hanno organizzato gli amici del forum il 22 marzo scorso in Piazza Teatro Massimo per sensibilizzare appunto la cittadinanza sul tema della privatizzazione dell'acqua, e l'hanno fatto in questo modo molto suggestivo. Però ora Sara Giorlando ci racconta quali sono state tutte le tappe che diciamo il forum ha percorso finora e che si è portato a questo primo, e sottolineo primo, traguardo, quello del referendum di giugno. Scusate se stiamo combinando tutto questo, ma è molto più comodo non tenerlo in mano. Allora, il Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua è nato nel 2006, è una realtà nazionale che per ora chiude in sé non soltanto associazioni molto diverse, perché come diceva Mio Valia, la battaglia per l'acqua non può che essere trasversale. Cioè è un forum che racchiude, per capirci, associazioni cattoliche, ci sono delle diocesi che partecipano al forum per arrivare ai centri sociali. Quindi io credo che sia il miracolo dell'acqua, il primo miracolo è questo, perché non ci sono temi, se ci pensiamo anche il tema della pace, riusciamo a dividerci su tutto, e invece sull'acqua negli ultimi anni stiamo riuscendo a rimanere non solo uniti ma a crescere. E poi l'altro motivo per cui è molto diverso le realtà che fanno parte del forum è perché una delle gambe fondamentali del forum sono i comitati territoriali, che partono proprio dalle battaglie che ci sono sul territorio. Ma riusciamo comunque ad avere chiaro qual è l'obiettivo, che è unico e comune, che noi qui a Catania abbiamo riassunto nella frase acqua pubblica senza se e senza spa, ma che ovviamente è una riduzione, perché questo è il nostro, diciamo, uno degli obiettivi. Noi vogliamo molto di più, non ci basta, come è stato detto, che l'acqua sia semplicemente pubblica. Noi partiamo dall'idea che pubblico vuol dire un pubblico nuovo, un pubblico partecipato, che si basa sulla partecipazione dei cittadini e dei lavoratori. E quindi l'obiettivo comune è chiaro, ma la cosa bella dell'acqua è che riesce questo popolo dell'acqua, che negli anni è cresciuto, ed è cresciuto non soltanto in quantità, è cresciuto anche in qualità, in preparazione, in diversità. Noi questa iniziativa ad esempio a Catania l'abbiamo organizzata perché c'è stato un gruppo di teatranti e di artisti di strada che ci ha detto: perché non facciamo una cosa sull'acqua? Cioè la battaglia dell'acqua riesce a mettere insieme molte diversità, molte proprio ognuno ci mette, si può arrivare a parlare dell'acqua da tanti punti diversi. Ora, noi come forum ci siamo costituiti nel 2006, ma questa è stata una prima tappa che ha messo insieme tante realtà appunto che già lavoravano sull'acqua. Ad esempio qui a Catania già nel 2002 avevamo organizzato un forum internazionale contro la privatizzazione dell'acqua. Tra l'altro l'avevamo fatto partendo da zero, senza nessun finanziamento, e non vi scherzo, noi l'ultimo giorno contavamo le monetine per riuscire a pagare gli aerei. E questo forum, quindi, che ha messo insieme queste realtà sparse che iniziavano a lavorare sull'acqua, sulla privatizzazione dell'acqua, presentato una legge iniziativa popolare. Questo è stato l'inizio del percorso. Le leggi iniziativa popolare sono uno strumento di democrazia diretta mai utilizzato in Italia fino a quel momento,
E non solo abbiamo utilizzato quindi uno strumento di democrazia diretta, ma l'abbiamo fatto cercando di utilizzare un metodo nuovo. Noi abbiamo messo un anno per scrivere il testo della legge, perché è stata una legge scritta veramente a milioni di mani. Noi l'abbiamo fatto tramite mail, tramite assemblee, a cui partecipavano non soltanto i tecnici, avevamo la supervisione dei tecnici, ma è una legge che è stato il frutto dell'apporto di tutti. Purtroppo quella legge in questo momento è chiusa in Parlamento, non è mai stata calendarizzata, ma questo vorrei ricordare, tra l'altro c'era un governo di centro-sinistra quando è stato presentato. Questo dimostra come la battaglia di per sé trasversale, perché non c'è un privatizzatore di destra o di sinistra e viceversa. Diciamo, i privatizzatori sono trasversali e la battaglia quindi contro la privatizzazione non può che essere trasversale. Ma praticamente noi abbiamo raccolto su quelle leggi di iniziativa popolare già all'epoca, senza nessuna col boicottaggio mediatico totale, avevamo raccolto già 400.000 firme, e quello stesso percorso ci ha portato a raccogliere 1.400.000 firme per il referendum. È la cifra più alta, quindi diciamo non tutti i referendum che sono stati fatti non avevano raggiunto questo numero di firme. Ma evidentemente questo non ci basta per essere certi che riusciremo a portare ben 25 milioni di persone alle urne. Tra l'altro la scelta del periodo, cioè l'ultima data utile, non è casuale, si spera sull'astensionismo e sulle vacanze di giugno. Invece noi, ecco, siccome la battaglia dell'acqua, come è stato detto, è innanzitutto una battaglia di democrazia e vuol dire quindi una campagna di responsabilità, sarà proprio di tutti noi andare a mare dopo aver votato. Allora, qual è quindi il perché siamo arrivati a affrontare questa sfida così grande, che è quella del referendum sull'acqua? Perché abbiamo iniziato a lavorare contro la privatizzazione dell'acqua? Perché, come è stato detto, è innanzitutto una battaglia di democrazia. Ci hanno detto per anni che la privatizzazione era indispensabile, perché bisogna fare cassa, perché il pubblico è cliente rare, perché ce lo impone l'Unione Europea. Ora, la privatizzazione, i processi di privatizzazione sono iniziati a metà degli anni 90 ed è stato un momento di vendita effettiva di beni che erano pubblici, cioè di tutti, ai privati, e purtroppo non è avvenuto solo sull'acqua o sui servizi pubblici locali, è avvenuto sui servizi nazionali, e c'è stata una continua, una progressiva svendita di beni appunto pubblici al privato, cioè di beni che erano di tutti, che sono stati dati in gestione ai privati. Ora, quindi 15 anni e passa di privatizzazione, ci possiamo chiedere a questo punto, ma allora era vero? Cioè è servita a fare cassa, è migliorata la qualità del servizio? Andiamo a vedere, ormai ci sono tanti studi. La prima cosa che è sicuramente accaduta con la privatizzazione è stato l'aumento delle tariffe. Ovunque si è privatizzato, le tariffe sono aumentate. D'altra parte, come dicevamo Niovadi, ovviamente il privato si basa sul profitto, ma non perché il privato è brutto e cattivo, ma perché è ovvio che se si fa per mestiere la logica è quella del profitto ed è la logica è quella dell'egoismo. E come si fa a fare profitto? Il privato come fa a fare profitto? Abbassando i costi. Come si fa ad abbassare i costi? I costi si abbassano abbassando la qualità del servizio, abbassando la qualità delle garanzie dei lavoratori che lavorano per quel privato, quindi abbassando la qualità del lavoro, oppure aumentando le vendite. Che cos'è? Chi gestisce l'acqua che cosa fa per aumentare le vendite? Ovviamente vuole che si sprechi l'acqua, più si vende acqua e più ovviamente guadagna. E non solo lo fa il privato, lo fa anche un SPA interamente pubblica quando si comporta come un privato. Ad esempio Publiacqua qualche anno fa fece una campagna, Publiacqua è la società che gestisce l'acqua nel lato di Firenze ed è una società interamente pubblica. Ebbene, lanciò una campagna per la riduzione dello spreco dell'acqua. Siccome i fiorentini, lo sappiamo, sono sempre persone attente, che hanno un alto spirito della comunità, la campagna ha funzionato, loro hanno ridotto il consumo d'acqua.
Publiacqua ha dovuto aumentare le tariffe perché aveva una perdita rispetto al bilancio che aveva programmato. Quindi non solo il problema è il privato, ma è la gestione, più che il privato, quindi il soggetto, è la gestione privatistica, cioè la logica che ci sta dietro quella gestione. Se è una logica del fare profitto, è una logica dell'egoismo, non può che essere a discapito dei cittadini. Allora, per cambiare idea, non basta solo che sia un soggetto pubblico, ma deve essere un pubblico nuovo, come hanno detto quelli che mi hanno preceduto. E vabbè, quindi le tariffe sono aumentate. D'altra parte, la legge Galli, che è stata la prima legge con cui si è privatizzato, prevedeva almeno il 7% di remunerazione del capitale per i privati che investono sull'acqua. E qua veniamo al uno dei due quesiti referendari. Proprio la legge che andiamo, l'articolo che andiamo, di cui chiediamo e speriamo nell'abrogazione, è proprio l'articolo che permette ai privati di fare profitto sull'acqua. Quindi, se noi riuscissimo a far passare già questo quesito, avremmo eliminato la logica privatistica dall'acqua. Quindi abbiamo detto, con la privatizzazione la qualità è peggiorata, le tariffe sono aumentate, gli sprechi sono aumentati. L'altro grande motivo per cui dicevano dobbiamo dare ai privati è non abbiamo i soldi per gli investimenti, è stato già detto, abbiamo delle strutture con l'abbrodo, si perde moltissima acqua, il pubblico non ha i soldi, diamolo al privato. Bene, agli inizi degli anni 90 gli investimenti annui nelle reti idriche erano di, ve lo leggo perché poi è, 2 miliardi di euro l'anno. Oggi nel 2010, a questo punto, dopo quasi 20 anni di privatizzazione, si è passati quindi dai 2 miliardi di euro a 700 milioni di euro l'anno, cioè gli investimenti sono diminuiti. E d'altra parte, ovviamente, il privato, se la sua logica abbassare i costi, l'acqua, tra l'altro, appunto, come dice sempre il ministro, è pubblica, è la gestione che diventa privata. E quindi quello che ha un bene che non paga, che è l'acqua, che tanto è pubblica, che gliene frega se si perde, anzi. E quindi questa è un'altra follia. Ma l'altra grande mistificazione è il pubblico è clientelare, quindi dobbiamo darlo al privato che è efficiente. Abbiamo già visto perché il privato non è efficiente. Il pubblico oggettivamente purtroppo è clientelare, cioè noi, non sempre, perché non è un dogma, però oggettivamente noi il pubblico che abbiamo avuto fino ad ora purtroppo non ci ha dato esempi di interesse, di gestione a fini di interesse pubblico. Ma io mi chiedo, perché quello che dicono i privatizzatori è questo, il pubblico va male perché è clientelare, però ti dicono la diamo la gestione ai privati ma il pubblico controlla sempre. Ma io mi chiedo per quale motivo un pubblico che non riesce a gestire se non in maniera clientelare poi dovrebbe controllare in maniera corretta. Ovviamente il pubblico o si cambia o non funziona né come gestore né come controllore, non funzionerà mai. Allora la sfida secondo me è il cambiamento di prospettiva, è capire che non è che dobbiamo dare ai privati, svendere ai privati, dobbiamo ripartire da una gestione pubblica, ma una gestione pubblica è partecipata, cioè se noi non abbiamo un momento di responsabilizzazione dei cittadini, e questo, cioè io sono convinta, l'hanno detto molto meglio di me prima sia Giovanni che Emonio Varia, questa è una battaglia di democrazia, questa è una battaglia per riappropriarsi dei beni comuni, cioè ci sono dei beni come l'aria, come l'acqua, come la stessa conoscenza, che non possono essere gestiti se non per un interesse che è collettivo, ma l'interesse collettivo vuol dire un interesse di tutti. E allora non possiamo che costruire un pubblico nuovo. Noi siamo arrivati al paradosso, qua veniamo al secondo quesito referendario, di imporre, perché allora l'articolo che andiamo a chiedere di abrogare, il 23 bis di una legge del 2008, impone ai comuni di privatizzare, cioè anche la stessa gestione tramite SPA interamente pubbliche, a cui come vi ho detto siamo comunque contrari, non è più possibile, cioè un'imposizione dall'alto di una società o interamente mista, cioè o interamente pubblica o mista, quindi, vabbè, o interamente privata o mista.
E allora noi siamo arrivati al punto che gli stessi comuni, gli amministratori, non possono scegliere come gestire i beni che hanno sul loro territorio. E il comune è il fulcro della democrazia. Abbiamo parlato tanto di ripartire dalle amministrazioni più vicine al cittadino, ma se a queste amministrazioni non diamo più potere, non abbiamo più soldi, come sta succedendo ora, cosa vuol dire democrazia dal basso? Si perde ogni senso. Allora la sfida che abbiamo davanti è questa, il fatto di dire anche in un momento, anzi soprattutto in un momento storico come questo, in cui abbiamo un paese oggettivamente allo sbando, noi siamo la prova, perché il forum di fatto questo è stato, è partito dal nulla, siamo cresciuti e cresciamo sempre di più, e lo facciamo perché ognuno si prende un pezzettino di responsabilità. Cioè oggi ci sono persone, ragazzi, che si sono avvicinati a poco al forum, che parlano della gestione dei servizi pubblici meglio, e non scherzo, di alcuni professori universitari, perché si è presa la responsabilità di partire dal basso, studiare e dare il proprio contributo. Allora io dico questo, la battaglia dell'acqua, come la battaglia sul nucleare, è l'occasione per dimostrare che è possibile anche nel nostro paese costruire una democrazia diversa, che è possibile riappropriarsi della res pubblica, della cosa di tutti. Ma non solo è possibile, ma in questo momento, riprendo uno slogan vecchio che da un po' non sentiamo più, quindi un altro mondo è possibile, ma non solo è possibile, in questo momento è assolutamente necessario. Se non prendiamo atto di questo, io credo che saremo veramente allo sbando. Grazie a Sara Giorlando che ci ha spiegato quali sono state le tappe che ha percorso questo forum e quali sono le prospettive per le battaglie future, che certamente non mancheranno. È sicuro che dietro tutte le privatizzazioni che ci sono state in Italia finora ci sono potentissime lobby imprenditoriali e politici compiacenti. Però, secondo noi, altrettanto potenti potrebbero essere i cittadini se si unissero, così come hanno fatto quando hanno raccolto appunto 1.400.000 firme per chiedere che queste leggi che intendono privatizzare il sistema di gestione dell'acqua siano abrogate. Ed è per questo motivo che è un dovere di civiltà, secondo me, andare a votare il 12 e 13 giugno. E proprio per questo motivo, mentre si accende il proiettore, aspettiamo perché dobbiamo vedere delle diapositive, volevamo un attimo mettere insieme tutti quei siti referendari che vi troverete il 12 e 13 giugno nelle urne. E ce ne sono due che riguardano, come diceva Sara, l'acqua, l'altro il nucleare legittimo impedimento, proprio per avere un attimo una visione d'insieme di quello che ci troveremo davanti. Abbiamo preparato delle diapositive che adesso troverete molto, molto scarne, perché abbiamo avuto dei problemi con i colori e continuiamo ad avere dei problemi col proiettore, che adesso risolviamo subito. Ecco qua. I referendum del 2011 riguardano l'acqua, il nucleare e il legittimo impedimento. Proprio questo per ragioni di sintesi, solo questo. Il primo quesito riguardante l'acqua, sulla privatizzazione dell'acqua, riguarda appunto le modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Quello che vi troverete davanti è questo papello qui sotto, messo in corsivo, in piccolino. Volete voi che sia abrogato l'articolo 23, eccetera, eccetera, eccetera? Sono tutta una serie di normative che, come dire, rendono giuridicamente realizzato quello che noi auspichiamo non si realizzi mai. Il secondo quesito invece sulla privatizzazione dell'acqua riguarda la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata remunerazione del capitale investito. In questo caso agli elettori viene proposta una abrogazione parziale della norma, e quindi viene chiesto se noi vogliamo che sia abrogato il comma 1 del decreto legislativo in materia di norme ambientali. E il referendum sul nucleare, il quesito referendario riguardante l'abrogazione della norma per la realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare, ha ad oggetto una parte del decreto legge recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, firmato il 25 giugno 2008 e poi convertito in legge nello stesso anno. E sotto troverete il quesito che ci sarà scritto nella scheda. Appunto, nucleare e acqua vanno di pari passo.
Le crisi idriche che ci sono in Sicilia, che sono pilotate, come Danilo poi ci accennerà, ci fanno intendere che in realtà queste crisi pilotate siano poi finalizzate anche a rendere possibile la realizzazione di una centrale nucleare nella nostra terra. E beh, poi per completezza abbiamo voluto mettere anche il quesito sul legittimo impedimento, così si ricorda che ci sarà anche questo ad oggetto con l'abrogazione della legge sul legittimo impedimento. Dopo la dichiarazione di parziale incostituzionalità della legge sul legittimo impedimento, la Corte di Cassazione ha autorizzato con ordinanza lo svolgimento del referendum. Prima di dare la parola a Danilo, vogliamo farvi vedere una piccola intervista, quindi lasciamo le luci un attimo spente perché così lo vediamo meglio. È molto suggestiva. Nome? Signor Acqua. H2O. Da dove vieni? Dalle mummine in fiore, molto, molto lontane. A coppa lontane, capisci? Dove sei ora? In una bottiglia di PET. Cosa? Bottiglia elastica. In una broccheletta. Rispetti l'ambiente? Non proprio. Io sono dall'ambiente. Che fine fa poi la bottiglia di plastica? In discarica. Chi dei due è migliore? Io. Qual è la tua occupazione? La no, a bere in televisione. Io sono lato e faccio l'acqua. Viaggi? Da 20 chilometri e chilometri, sta prendendo un sacco di sole, mi faccio portare in enormi tir su e giù per l'Italia. Io scorro, mica prendo l'autostrada. Quanto costi? La bontà è il suo prezzo, e io sono molto buona. Ma non è stata a sedere a che la balda d'acqua. Chi conviene di più? E lei? Io. L'ultima volta che hai fatto le analisi? E saranno 2, 3, 4 anni fa. Io? Ma c'è da fidarsi? E muove a chiamare il capello. Certo. Ma hai trovato positivo al doping? Se è bello vuoi apparire, un po' di soffrire. Ma sai che a me? Posizione preferita nel fare l'amore. Ma lì siamo alle Iene. Che la rasamala. Pubblica o privata? Eh sì, privatizzami sto tubo. Cripio, si contenga. Lei è una particella del servizio pubblico, se non ricordi. Destra o sinistra? Ancora allora, come c'è la storia? L'uomo è l'unica specie che produce rifiuti. E io aiuto a favorire la produzione di rifiuti. Via l'altra, qualcosa che non le hai mai detto. Beata a te. A botteghe, mamma te. Un suono che ti caratterizza. L'acqua di seta. L'acqua lava. L'acqua non ti farà vincere i mondiali. L'acqua non ti farà diventare una modella. L'acqua non ti farà parlare con gli uccelli. Bevi l'acqua. Non bere cazzate. Sì, no, vabbè, lasciamo magari... una luce soltanto perché ci sono delle diapositive. Danilo ci fa vuoi quello, ora te lo do. Aspetta, dobbiamo comprare. Aspetta, buonasera. Sì. Buonasera a tutti. Questa introduzione era perfetta per capire un altro tipo di gestione pubblica e privata e un altro esempio di appunto di gestione pubblica e privata. Vedremo cosa ci sta dietro le acque in bottiglia, il business delle acque in bottiglia e di come il privato gestisce un bene comune come l'acqua e viceversa come il pubblico ha soldato gli interessi dei privati fa sì che le concessioni, come vedremo, saranno date molto basse e dallo stesso punto di vista l'ente pubblico non pubblicizza, non fa pubblicità proprio sulle acque che ci scorrono dai rubinetti. Partiamo dalla tavola periodica degli elementi e vediamo come dietro l'acqua e dentro l'acqua, in questo tripudio di atomi che costituiscono il mondo, ci siano solamente solo questi atomi, ossigeno, azoto, fosforo,
zolfo, cloro, che poi sono tutti vicini e raggruppati, guarda caso, e sono tra le molecole, tra gli atomi più semplici che combinati tra di loro forniscono e danno la vita alla maggior parte degli esseri viventi, se non a tutti. L'acqua è come formula molecolare H2O ed è molto semplice, due atomi di idrogeno e una di ossigeno. Questa è come si raffigura, come ce la dobbiamo immaginare, ci vuole un po' di immaginazione, ovviamente neanche noi chimici l'abbiamo mai vista, quindi state tranquilli, è solamente un modello matematico che funziona e quindi diciamo che l'acqua è in questo modo. È importante notare questi due delta più e delta meno, perché la molecola dell'acqua ce la dobbiamo immaginare come una piccola calamita con una carica positiva sull'idrogeno e una carica negativa sull'ossigeno, e questa la rende un solvente fantastico, come adesso vedremo. Questa immagine in basso è come vedremmo l'acqua se la guardassimo a un super microscopio, mentre questi sono i movimenti che l'acqua fa, perché l'acqua non è ferma. L'acqua nel suo stare dentro le brocche è in continuo movimento, e a ciascun movimento corrisponde una sua energia, quindi è un insieme infinito di diversi tipi di energia. Questo è quello che succede nel momento in cui noi mettiamo il sale nell'acqua quando ci prepariamo la pasta, e cioè che appunto queste belle molecoline di acqua che nella parte rossa avranno una carica negativa, nella parte bianca avranno una carica positiva, trovando il cloruro di sodio che è costituito da particelle negative, da atomi negativi e da atomi positivi, la molecola dell'acqua si disporrà a suo piacimento isolando il cloro e il sodio, e in questo modo il sale si scioglie nell'acqua. Questo è un principio semplicissimo ed è quello che succede quotidianamente, e succede quando l'acqua scorre nei terreni. Il terreno fa sì che l'acqua viene filtrata e nel suo attraversamento dei terreni si porta dietro tutte queste molecole, anioni e cationi, che combinati insieme appunto formano i cosiddetti sali minerali, e sono bicarbonati, carbonati, cloruri, solfati, nitrati e poi potassio, sodio, calcio e magnesio. Questa diciamo che è la base di partenza ed è tutto quello che viene contenuto all'interno dell'acqua quando noi la beviamo.